E ci ha raggiunti in questa nostra postazione. Ritorniamo qua live, diretta live dalla DM News. Sono esattamente le 13:31. Buon appetito a chi sta mangiando sul posto di lavoro. Jacopo, se ci dici quanti riusciamo a sapere quanti sono collegati con noi, almeno li salutiamo tutti. Ci ha raggiunto il nostro amico, tra l'altro da tantissimi anni, Alberto Banti, rappresentante Santa Croce sull'Arno. Buonasera. Siamo 110 che ci stanno guardando online, più tutti quelli sui dispositivi per quanto concerne iPad, iPhone e la nuova tecnologia. Allora Alberto, te sei rappresentante per la me, tra l'altro sta girando dietro proprio in questo momento la tua azienda. C'è scritto vendita pelli grezze e semi lavorati, cosa significa? Operiamo nel mercato da tantissimi anni, la mia è un'azienda di seconda generazione, iniziò mio padre tanti anni fa, fu uno dei primi rappresentanti di pelli di Santa Croce, io sono andato avanti in questo lavoro e niente, noi abbiamo come mercati di vendita principalmente mercati europei e con anche pelli dall'Egitto, del Medio Oriente, pelli americane, sono i nostri bacini di vendita, ecco. Il nostro lavoro si tratta di relazionare compratori e venditori sia italiani che europei che anche di Asia o India. È un lavoro che oggi è necessario perché con l'evoluzione che c'è nel mondo e nel nostro lavoro in generale bisogna stare al passo con i tempi. Allora Alberto, questo Summer 2013 qui da Bologna Fieri, questa edizione chiaramente di Linea Pelle, cosa hai visto? Come sta andando questa seconda giornata di Linea Pelle? Ma la prima cosa che salta agli occhi è che probabilmente la data poteva essere scelta in modo più appropriato perché si viene dalla scorsa settimana che c'è stata la fiera di Hong Kong dove erano molti operatori del settore che poi per cause normali Marazzi. siamo, la prossima settimana siamo a Pasqua, quindi alcuni non sono potuti venire per questioni personali, però insomma è una mostra sempre importantissima che richiama visitatori da tutto il mondo, operatori da tutto il mondo, che per noi è un passaggio fondamentale anche per capire quello che è la situazione attuale, nonché il futuro del lavoro. Tra l'altro proprio ieri abbiamo parlato con la direzione, trovare delle date in questa Bologna Fiere non è mai facile e trovare degli spazi comunque vanno bene a tutti, anche questo bisogna dirlo, non è Anche facile perché Alberto. ogni anno le fiere aumentano. C'è Esatto. sempre più fame di lavoro, nel senso di proporre, di andare, di fare, di inventare. Quindi ogni occasione viene sempre cercata di sfruttare al massimo, di ottimizzarla. Quindi quando a volte ci sono queste situazioni qui, che i tempi sono molto stretti, magari la necessità di una gestione anche diversa sarebbe meglio. Tra l'altro sono strettissime che ti stanno anche aspettando in degli stand perché Sì, devi fare anche il tuo lavoro, giustamente. esatto, però insomma sono sempre cose di cui si parla volentieri, è il nostro lavoro, quindi va difeso e va incentivato, questo Tra sì. l'altro te sei un affezionato delle produzioni della DM News di Santa Croce sull'Arno, anche questo è una cosa innovativa in diretta streaming, ma Certo, soprattutto queste certo, 6 ore che andranno su certo. Sky e grazie alla direzione di Linea Pelle che ha creduto in questo Certo, progetto. perché anche oggi il mondo che va in questa direzione, dove comunque la pubblicità, la conoscenza, il proporre, il far conoscere, tutte queste situazioni qua che sono ormai fondamentali per quello che riguarda la nostra attività, come sono del resto tutte le altre attività, come va il mondo oggi, va in questa direzione. La presenza di una trasmissione come la vostra, che comunque relaziona le persone, aggiorna, informa, propone, è utile, è fondamentale, anzi spero che questa situazione la riproponiate anche in futuro perché senz'altro ha solo degli aspetti positivi, niente di negativo. Grazie di queste belle parole perché conferma comunque che questo progetto televisivo è vincente. Sì, Oltretutto anche a penso proprio di livello sì. istituzionale abbiamo ricevuto dei complimenti e soprattutto è una posizione strategica. Da quando si è messo seduto abbiamo un muro di gente che ti sta salutando.
conosco tante persone e le saluto volentieri, diciamo, senza volere, ma mentre che si parla ci si conosce, quindi è anche un luogo di ritrovo, no? Cioè, voglio dire, qui hai l'occasione di incontrare tantissime persone, sia italiane che estere, quindi è un'occasione per parlare di tutto e tutti insieme, quindi confrontarsi, capire quelle che sono le problematiche, le possibilità di sviluppo che ci sono, le percentuali, tutto quello che fa parte del nostro lavoro, assolutamente. Noi ti ringraziamo Alberto di questa diretta, soprattutto della tua ampia disponibilità. Se ce la fai, ti aspettiamo anche più tardi. Volentieri, grazie. Linea ora al ritorno, quindi la messa in onda della replica di Linea Pelle e un po' di pubblicità che non fa mai male.